Non so se qualcuno di voi si ricorderà ancora i caselli dei pirati, qualcuno forse, qualcuno quelli che non sono molto giovani, quello dei pirati, quello che finiva sempre con il Nostromo mano di fata perché avevo un uncino al posto della mano, che diceva: capitano, il qua presente governatore del Maracaibo si rifiuta di rivelare il nascondiglio del tesoro, non possiamo torturare. Ma cosa vuoi torturare tu? Diceva Salomone. Porta pazienza, Domenico, come fatti aprire la bocca? Basta offrirgli una marena fabbrica. Con puttanate, riconosco che erano delle puttanate immonde, capito? Però la gente si divertiva, non ne abbiamo fatto. Ma centinaia abbiamo fatto di questi Salomone pirata paccioccone. E Salomone pirata paccioccone iniziava con una sigla musicale. E quindi vi regalo una chicca straordinaria, perché queste splendide parole sono Salomone pirata paccioccone. E sol qui mari col mio fido galeone, con un portapazienza so placare ogni vertenza tra i corsari, erano niente poco di meno dell'autore di Auschwitz, Dio è morto, noi non ci saremo, la locomotiva, di Francesco Guccini. Parole splendide. Allora dice a Francesco: Francesco, fammi anche la musica. Oh, guarda, te la faccio subito, disse. E disse: sono Salomone pirata paccioccone, e sol chi mari col mio fido galeone, col mio fido galeone, con il Francesco, basta così. Abbiamo scherzato. Per fortuna c'era Franco Godiga.